Moro probabilmente ne ha parlato nelle lettere che non abbiamo trovato, perché a questo punto si può dire tutto il contrario di tutto facendo così. Moro scrive un sacco di lettere, fa addirittura un testamento e non fa un solo cenno agli uomini della scorta. Alcune Allora, pubblicate in diretta, no? anche se il giornale non te lo pubblica, riappropriamoci della capacità di domandarci dei perché. Ti faccio un altro esempio molto banale, pure sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo le Brigate Rosse che come simbolo hanno scelto la stella a 5 punte dentro il cerchio. Nel 1970 viene fuori un movimento di estrema destra che si chiama Movimento Armato Rivoluzionario di Carlo Fumagalli, che fa i primi attentati in Valtellina e fa i volantini di rivendicazione. Questi volantini di rivendicazione avevano come simbolo la stella a 5 punte dentro il cerchio. Un movimento di estrema destra sceglie come simbolo il movimento a 5 punte dentro il cerchio. Carlo Fumagalli verrà segnalato come persona in contatto con i servizi segreti. Durante la sua latitanza a Milano avrà rapporti continui con i carabinieri. Va bene. 2 anni dopo, pochi anni dopo, le Brigate Rosse decidono di costituirsi e prendono lo stesso simbolo di un movimento di estrema destra. È strano, è vero, uno dirà la stella a 5 punte dentro il cerchio, c'è cioè intanto sì. Però se sono un movimento di estrema sinistra, magari, visto che ci sono già stati dei volantini con lo stesso simbolo, posso scegliere uno diverso. Ma non è ancora questa la domanda clou che si deve fare in qualsiasi cittadino. Si deve domandare perché due movimenti, uno di estrema destra e uno di estrema sinistra, che hanno deciso di dichiarare guerra allo Stato, perché questo è. Sono due movimenti che hanno deciso di dichiarare guerra allo Stato. Entrambi i movimenti scelgono come simbolo quello della Repubblica Italiana? Perché il simbolo della Repubblica Italiana è una stella a 5 punte dentro un cerchio. Allora, è curioso, no? Vedete come a volte anche solo a osservare le cose, a guardare quello che abbiamo sotto, a riappropriarci della capacità di domandarci dei perché, si possono scoprire tante cose. Allora, non ipotizzando che abbiano scelto quel simbolo alla leggera, perché anche noi quando dobbiamo scegliere il simbolo per la nostra società o il nome alla nostra barca ci pensiamo settimane. E non è il simbolo di un movimento armato che vuole dichiarare guerra allo Stato. Perché hanno scelto quel simbolo? E soprattutto quel simbolo cosa doveva comunicare a chi? Doveva comunicare a qualcuno chi erano veramente? È possibile, no? Alessio Di Benedetto, dopo questa esternazione su Lance Manfredi, cosa vuoi aggiungere, commentare? Non vuoi farci l'imitazione di Hitler, vero? È difficile commentare. Avevo già sentito questa versione, non con questi particolari che Solange ci ha detto poc'anzi. Sapevo di queste incongruenze, un mio amico giudice di Roma me le aveva spiegate ed io ero rimasto esterrefatto. Quello della mitraglietta? Sì, delle mitragliette, perché lui la prima cosa che mi disse: "Hai provato a sparare con una mitraglietta?" Io dissi: "No, guarda che quando spari con una mitraglietta non colpisci il bersaglio, colpisci tutto ciò che c'è intorno e Perché se, c'è un tremore. perché è un tremore, spara un colpo dietro l'altro e in pratica fai una strage. Magari se vuoi colpire anche l'obiettivo riesci pure a colpirlo, ma Quindi tu nel dici come hanno fatto a contempo." beccare 4 della scorta e non Moro? Esatto, e non Moro, perché Moro non c'era. Quella mattina era già stato sequestrato precedentemente e quella era stata una messa in scena. Ecco, a questo punto mi chiedo perché abbiano fatto la messa in scena. E lo chiedi guardando Solange. Perché hanno fatto la messa in scena? Questo mi sono chiesto poi. Per un bisogno forse. Capire il perché abbiano dovuto sentire la necessità di uccidere e trucidare 4 persone è sempre difficile darvi una risposta. Sicuramente se, come si dice, la strategia della tensione rientrava nell'operazione caos, era strumentale assolutamente nel creare una situazione di Creare un allarme. sequestro così cruento è più strumentale che un sequestro non cruento. Assolutamente, assolutamente, anche perché avrebbe posto troppe domande un sequestro non cruento, come una persona come Moro che può essere portata via così, e allora la scorta e allora la protezione non c'è, allora lo Stato l'ha lasciato disarmato. Invece così.
Scusa, ai giorni nostri un Tartaglia qualsiasi si può avvicinare a Berlusconi con la sua scorta che si apre come Mosè nelle acque, appunto. Come diceva Gioacchino Genchi in questo periodo, che è impossibile, e quindi a quell'epoca invece sarebbe andato molto strano. Ma in Italia c'è una grande capacità degli italiani a credere all'incompetenza. Dell'Escor possono entrare a Palazzo Grazioli per incompetenza, perché? Perché noi italiani con l'incompetenza giustifichiamo tutto. L'importante è colpa, sì, è una grande colpa, l'importante è che non ci sia il dolo. E quindi anche le cose più gravi, basta che una persona dichiari che sì, effettivamente c'è stata un po' di incompetenza, c'è stata sicuramente una colpa, e per l'italiano va tutto bene, giustifica tutto. Anche Moro, sparirono tutti i verbali dei comitati crisi, non si sa, certo, si assunse la colpa di quella gestione del sequestro Moro una persona come Cossiga, che si dimise per questo, ma non gli ha impedito di diventare Presidente della Repubblica. Cossiga, che peraltro anni prima era stato quello che aveva messo il segreto di Stato sul tentato golpe Piano Solo, dichiarando poi in commissione stragi, dove non è possibile mentire, lo ricordiamo, si può secretare la seduta, ma non è possibile mentire, dichiarando che gli omissis che aveva messo su quei documenti... Commissione Stradici è una commissione che fa il Parlamento. È una commissione che fa il Parlamento per indagare su dei misteri. Che ha gli stessi poteri di un giudice inquirente. Di più, perché non si può opporre nessun tipo di segreto, bisogna dire le cose come stanno. E visto che si diceva che nel sequestro Moro c'era ancora qualcosa riguardo proprio il SIFAR e quel famoso Piano Solo, la commissione chiese a Cossiga, a cui all'epoca era stato dato il compito censorio, cioè, ricordiamolo, dopo il golpe Piano Solo e dopo lo scandalo che ne seguì, venne formata la commissione d'inchiesta Bolchini per vedere se effettivamente c'era stato un tentato colpo di Stato nel 64. La commissione venne istituita nel 69. Il governo pose il segreto di Stato, la commissione chiese i documenti e venne dato incarico al giovane Cossiga di coprire con gli omissis i documenti prima di farli arrivare alla commissione. La commissione Bolchini, avendo ricevuto i documenti che erano praticamente tutti coperti di omissis o quasi, si concluse con un quasi nulla di fatto. Dopo il sequestro Moro, visto che era rimasto il dubbio su cosa fosse stato veramente coperto su quei documenti, chiesero a Moro che cosa aveva coperto. E in commissione stragi sul rapimento Moro lui disse niente di particolare, le cose previste per legge, se c'è ad esempio il capitano, si copre il nome. Quando nel 1990 il segreto di Stato sul tentato Piano Solo verrà rimosso, si scoprirà che il giovane Cossiga aveva coperto reati gravissimi, aveva coperto un tentato colpo di Stato, aveva coperto un dossieraggio illegale fatto dal SIFAR dell'epoca, con notizie in questi fascicoli che si estendevano a familiari della persona illecitamente intercettata, pedinata, ma soprattutto che c'erano anche notizie false di carattere personale, quindi di nessuna utilità per la difesa della nazione, ma utilissima a scopo ricattatorio. Aveva coperto il fatto che i servizi segreti avevano lavorato per terze persone estranee all'amministrazione. Aveva coperto reati gravissimi, ma questo non ha impedito assolutamente fosse eletto Presidente della Repubblica. Cioè, quindi, allora in Italia basta dire mi dispiace, mi sono sbagliato. Quindi quando coprì i reati di Ciro Cattelli era proprio il minimo che aveva fatto. In Italia basta dire mi dispiace, mi sono sbagliato e viene tutto perdonato, anche le cose gravissime, perché sono cose gravissime. Allora, visto che si sa che in Italia basta dire mi dispiace, non volevo, ma ho dimostrato un'incompetenza degna di non so chi, allora tutti si nascondono dietro questa cosa. Sono tutti incompetenti, non se ne erano accorti. Forse mi è sfuggito qualcosa. Ti è sfuggito qualcosa, perché va tutto bene. Quindi questa è come se ci fosse una sorta di ipnosi di massa che con due o tre parole chiave come l'incompetenza l'italiano crede a tutto, perché sono cose incredibili, non credibili, però col dicendo ho sbagliato, incompetenza... Però è ipnosi questa, come fa l'italiano a credere a tutto? Sicuramente, l'italiano è da
e lo diremo domani in conferenza.